Buonasera amici bianconeri, appena terminata la partita contro l'Atalanta, un altro bel punticino grazie a questo 2-2 che ci permette di ottenere così 6 punti nelle ultime 7 giornate, una sola vittoria contro il Frosinone. Wow, stiamo andando veramente veramente bene e anche oggi, dai, diciamoci la verità, è inutile continuare a girarci intorno ora che non siamo nemmeno più secondi in classifica. Il merito di chi è di tutto questo? Il merito è di qualcuno che mette Ildiz all'87esimo? Il merito è di qualcuno che invece di provare a vincere la partita toglie gli autori dei due gol, Cambiaso e Milik, nonostante Milik non avesse disputato una buona gara a parte la rete segnata, sia chiaro, però siamo le solite, una Juventus che fa pena, una Juventus che sbaglia tutto quello che può sbagliare, non a gioco, ma non lo scopriamo di certo oggi. Ma una volta Allegri diceva: accidenti, ci sarà un motivo se le altre squadre, se altri allenatori non vincono mai mentre alcuni vincono sempre. Appunto, Allegri, come mai non vinciamo più niente e ci siete la Juventus? Ora, parlando della partita, tanto poi la questione allenatore, bene o male è sempre la stessa, sapete il mio pensiero, io conosco il vostro, o di perlomeno quasi tutti, che per fortuna analizzano la realtà e non partono per un'ideologia fissa, Allegri numero uno, il grande Mago Max, cazzate, lo sappiamo. Ma parliamo della partita, perché questa è la cosa importante. L'Atalanta era reduce da un tour de force clamoroso dove ha affrontato tutte le prime della classe, Inter, Milan, Bologna, e continuerà, perché avrà altre partite veramente, veramente toste come contro la Fiorentina e così via. Aveva lo Sport di Lisbona mercoledì in Europa League e questa settimana avrà il ritorno. Quindi a livello di energie era un'Atalanta deficitaria, in grande, grande, grande difficoltà. Questo era il momento migliore per affrontare la squadra di Mister Gasperini. E infatti l'avvio di partita è stato con una Juve che ha provato a pressare alta, a cercare il gol del vantaggio con Miretti di testa. Purtroppo non è riuscito a indirizzarla bene, carne secca e respinto. Ma i primi 20 minuti, tutto sommato, nemmeno così male. Poi cosa è successo? È successo che ci siamo fatti male da soli, perché è inutile anche qua girarci intorno. Il gol che prendiamo su calcio di punizione è ridicolo, con l'Atalanta che tenta uno schema studiato in allenamento al contrario di quello che facciamo noi. Koopmeiners difendendo a zona, lasciato da solo, e questo è il primo grande errore tattico. Koopmeiners bravo poi ad angolare bene la palla, a segnare, incolpevole Szczęsny, 1-0. Io ho avuto paura, perché in quel momento ho creduto davvero l'Atalanta potesse segnare subito e chiudere definitivamente la partita. Per fortuna non è stato così. Nella ripresa poi siamo riusciti a passare in vantaggio, prima grazie ad una bellissima azione sull'asse Chiesa, McKennie, Cambiaso, tutto sulla sinistra, Cambiaso che di punta anticipa difensore e carne secchi e segna, poi ancora McKennie bravissimo di petto a fare sponda per Milik che calcia e segna. Probabilmente carne secchi poteva fare meglio in questa seconda circostanza. Siamo passati in vantaggio, bisognava continuare ad attaccare, a spingere, perché l'Atalanta è una squadra che se le lascia il pallino del gioco ti fa male. No, non sia mai, chiudiamoci in difesa. Ovviamente ci chiudiamo in difesa e prendiamo un'imbucata centrale. E se tu difendi a zona, certi gol non li puoi subire, soprattutto su palloni centrali. Ancora una volta poi bravo Jim City, appunto, a verticalizzare per Koopmeiners, che segna bucando Szczęsny, per me incolpevole anche in questo caso, non poteva pararla. Il discorso qual è? 2-2. Non abbiamo avuto poi a parte un'occasione, forse occasione, definirla troppo, per Ken, che non è riuscito ad arrivare sul pallone. Ma basta, questa è stata la gara della Juventus. È una vergogna, è una vergogna. I primi cambi Allegri li ha fatti al 76esimo con l'inserimento di Ken e non mi ricordo di chi altro. Poi appunto sono entrati Milik, sono entrati UEA e chi erano gli altri nemmeno me lo ricordo. Sono talmente nervoso che nemmeno mi ricordo gli ingressi in campo, rendetevi conto. E poi Ildiz all'87esimo. Ah, Nicolás Caviglia, giusto, era entrato insieme a Ken. Ma poi Ildiz all'87esimo cosa significa? Ma cosa vuol dire? Hai un giocatore che ti può sparigliare le carte, che con una giocata, un guizzo, ti può provare a risolvere l'incontro, e tu cosa fai? Lo metti all'87esimo. Ditemi che non è successo qualcosa nello spogliatoio, che Allegri non ce l'ha anche con questo nuovo giovane e non ha in mente di distruggerlo come ha fatto con tutti gli altri. È inutile girarci intorno, la politica della Juventus. Alessandro è entrato, cosa serviva l'ingresso di Alessandro ancora una volta, giusto per fargli fare una presenza e rubare così il record a Nedved? Ma ragazzi, dai, io veramente sono stufo, non ne posso più. 6 punti nelle ultime 7 partite raccontano non del periodo no della Juventus, perché sicuramente all'andata molti episodi ci hanno favorito a livello di gol all'ultimo minuto, di situazioni fortunate, quindi sicuramente all'andata ci è girato tutto fin troppo bene, ma dalle stelle alle stalle in questo modo
evidentemente qualcosa è cambiato, qualcosa è successo. E io dico un'altra cosa, e so che farò male alla juventinità di molti di voi: se questa Juventus vuole tornare a spingere e a vincere, deve cambiare immediatamente Allegri, perché nelle prossime 10 giornate, che sono quelle che mancano alla fine di questo campionato, io ho veramente tanta paura, ma tanta paura di non riuscire nemmeno a fare 10 punti. E non sto scherzando, perché il rullino di marcia delle ultime gare è peggio di quello che sto prospettando io. Quindi veramente, se questa Juventus vuole arrivare al quarto posto, deve cambiare immediatamente Allegri, perché è lui il vero problema. Lo continuerò a sostenere sempre. La Roma con De Rossi, guardate, il Napoli con Spalletti una cosa, con Rudy Garcia, Calzone adesso, in mezzo Mazzarri, guardate. Gli allenatori nel calcio moderno contano tantissimo. Oggi non c'era Vlahovic, ma nessuno si permetta di prendere la sua assenza come alibi o come attenuante. Io e tutti quegli juventini che l'hanno sempre sostenuto potremmo fare un discorso di questo tipo, perché comunque Vlahovic per me è sempre un grande giocatore e l'ho sempre difeso. Ma tutti quelli che dopo lo stop sbagliato contro l'Inter e dopo i 3 gol divorati giusto contro il Napoli hanno dato sempre la colpa a lui, ora non potete prenderlo come alibi, perché sennò sareste sempre i soliti ipocriti, e l'ipocrisia è una brutta cosa, che è quella che sta condannando le menti di molti allegriani. Quindi ragazzi, siamo sinceri, questa Juventus non può continuare in questo modo. Il problema non sono i giocatori, perché negli ultimi 3 anni la Juventus ha cambiato più di 20 giocatori e i risultati sono sempre gli stessi. A livello di classifica è la stessa della passata stagione. Questo dimostra che tutto quello che è successo a livello di giustizia sportiva, giustizia ordinaria, punti di penalizzazione, punti ridati, è stato un alibi meraviglioso per Allegri, per il suo pessimo lavoro, perché questa è la realtà. Allegri non lavora durante la settimana, abbiamo 7-8 giorni di tempo talvolta per preparare le gare contro squadre come Atalanta, Milan, Inter, Napoli, Roma, che giocano una volta ogni 3 giorni, e questo è quello che noi vediamo quotidianamente. Ragazzi, basta. Per fortuna molti di voi hanno già aperto gli occhi, hanno capito quale sia il problema, la causa principale di questo malessere della Juventus. Tutti quelli che non l'hanno ancora fatto, sbrigatevi, perché il tempo è sempre meno per redimervi. Questa Juventus è destinata a fallire finché resterà Allegri. E ora che siamo terzi, sempre ammesso, riusciremo a rimanere terzi, preoccupiamoci di arrivare almeno in finale di Coppa Italia, perché altrimenti anche la Supercoppa Italiana l'anno prossimo non la disputiamo, e sarebbe un altro fallimento anche questo. Io vi ringrazio per l'attenzione, un bel mi piace per questo video, l'iscrizione al canale per potermi supportare attivando la campanella, mi raccomando. Ci vediamo domani mattina con un nuovo appuntamento, non mancate, e forza Juve come sempre fino alla fine, la vera Juve, non l'Allegrentus, quella brutta.